Ciao a tutti, in questo video tutorial vedremo come creare tubazioni e condotti con cambio profilo. Nel caso studio che affronteremo in questo video vedremo come connettere una conduttura a sezione rettangolare ad un oggetto MAP avente un connettore a forma circolare. Nel menu MAP condotto clicchiamo su disegna con cambio profilo. Clicchiamo sul raccordo a sezione rettangolare e successivamente sul connettore da cui far partire il nuovo tratto di conduttura. Una seconda nuova dialog si aprirà automaticamente e chiederà di specificare la dimensione della nuova conduttura a sezione circolare che il programma dovrà realizzare. È possibile specificare la sezione manualmente oppure selezionare da progetto la corretta dimensione che questa dovrà avere. Per selezionarla da progetto, cliccare sull'oggetto MAP al quale desideriamo collegarci e scegliere tra i connettori disponibili per quest'ultimo. Qualora vi fosse solamente un connettore libero, come in questo caso, il programma non mostrerà la dialog dei connettori disponibili, ma individuerà autonomamente l'unico connettore utilizzabile per l'oggetto MAP e imposterà in maniera automatica la dimensione della conduttura o tubazione che verrà realizzata. Procedere dunque con la connessione. Come vediamo, una volta terminato il tracciamento del percorso della conduttura e connessione con l'oggetto MAP, il programma, grazie ad un raccordo specifico, ha variato la sezione della conduttura da rettangolare a circolare. Tale operazione è fattibile sia in vista 2D che 3D,